Io credo che fare in particolare riferimento alle giovani generazioni e quindi cercare di dare a loro quegli strumenti attraverso appunto il dichiarare a loro, il parlare con loro, il rendere dotti loro di quelle che sono le esperienze che la professione di magistrato porta a fare. Ecco, tutto questo possa davvero servire ad attrezzare le giovani leve ed essere pronte ad individuare chi fa parte dell''ndrangheta, ad allontanarsi e ancor di più a combattere questa mentalità 'ndranghetista. Direi che è fondamentale l'attività delle forze dell'ordine, della magistratura, ci mancherebbe, essenziale. L'attività repressiva deve esserci in un territorio dove i delitti vengono compiuti quotidianamente, ma la presenza di una nuova cultura, di una nuova conoscenza è quella che davvero darà la svolta. E quindi noi dobbiamo veramente puntare su questo, puntare sui giovani, perché ahimè purtroppo le generazioni come la mia su questo territorio hanno un po' fallito. Proprio perché l''ndrangheta trova la sua forza dai legami familiari, l''ndrangheta nasce, origina come famiglia che diventa appunto famiglia di 'ndrangheta che si somma alla famiglia naturale. La donna, come in tutte le famiglie, soprattutto nel meridione, ha un ruolo importantissimo, e allora se le donne prendono coscienza di quella che è la gravità del fenomeno, di come sia un fenomeno devastante e di come sia un fenomeno che può provocare nei figli effetti assolutamente già visti, la detenzione piuttosto che la morte, ecco, una presa di coscienza della donna che dice basta a questo genere di vita può, secondo me, dare avvio poi a quelle fratture interne alla famiglia 'ndranghetista che potrebbe dare veramente inizio alla fine della sua forza.